Uomini e donne, Maria De Filippi perde le staffe per una foto senza mutande di Giulia Cavaglia. Uomini e donne, uno tra i programmi più amati dal popolo italiano, è divenuto centro di attenzioni mediatiche, e non solo, a causa di alcune situazioni che si sono susseguite in questi ultimi mesi. A partire dalla figura di Sara Attifela, giunta sul trono solamente per riuscire ad acquisire visibilità andando contro alle regole stesse del programma, fino ad arrivare alla più recente Giulia Cavaglia che è riuscita a nascondere la sua precedente relazione a due dei tronisti del programma. Tralasciando la situazione sentimentale della corteggiatrice che ha mentito in merito alla fine della sua ultima relazione amorosa, sono venute alla luce delle verità nel corso di una delle ultime puntate trasmesse in questi giorni, che hanno lasciato senza parole la stessa Maria De Filippi. Ad avere letteralmente disgustato la conduttrice sarebbe stata una fotografia non proprio recente in cui Giulia Cavaglia viene ritratta senza mutandine. Uomini e donne, la foto di Giulia che fa adirare Maria De Filippi. La fotografia, che la conduttrice ha volutamente evitato di mandare in onda, era stata pubblicata dalla pagina Instagram Celebritalia e raffigurava la giovane e sensuale Giulia Cavaglia con le gambe accavallate e visibilmente senza mutandine. Questo scatto avrebbe avvalorato la tesi dell'ex fidanzato della corteggiatrice, secondo la quale la ragazza si sarebbe presentata al programma esclusivamente per ottenere visibilità e soldi, come nel caso trascorso di Sara Attifela. Alle accuse e dai rimproveri ricevuti in studio, Giulia risponde a Maria De Filippi dicendo semplicemente che al momento dello scatto indossava un piccolo perizoma che il fotografo le ha fatto spostare per alcuni istanti. Il racconto, ovviamente, non ha convinto la conduttrice ed ha provocato una reazione quasi scontata di Tina Cipollari che si è mostrata scandalizzata ed ha ironizzato sulla situazione. Se mi portassi una foto in cui indossi dei mutandoni, con Photoshop potrei farteli sparire senza problemi, questa la risposta di Giulia alla reazione di Tina. L'atteggiamento avuto dalla corteggiatrice non ha certo accolto il benestare del pubblico e sul web si è subito animata una corrente di reazioni negative che sono state esposte sotto forma di commenti contro la stessa Giulia. Una reazione simile, da parte del popolo del web, si era vista quando le reali intenzioni di Sara Attifela furono smascherate in diretta TV.